Eccoci qua con la nostra sigla di Alessandro Conedera. Oh yeah! Con Allora, vi è piaciuta la nuova sigla? questa animazione in ingresso rotolante. Ascolta, la Bella. vedevate bene la sigla? Perché a me l'ho vista un po' a scatti. A me, noi, fluidissima, non so Fluida. come è uscita voi, però noi siamo a casa nostra. Voi come è arrivata? A scatti. Questo è un problema di Zoom. Io chiedo scusa ai nostri amici da casa, ma sappiate che noi a breve cambieremo piattaforma. Io ho anche un problema di audio stasera. Quando voglio usare, lo dico per gli amici da casa, perché sennò sembra che siamo degli incompetenti. Non siamo degli incompetenti. Ecco, il problema è che la piattaforma, cioè siamo diventati, sapete, le nostre pretese ormai tecnologiche, musicali, sonore, di video, sono troppo alte per la piattaforma che utilizziamo, che è dignitosissima, mai fatta per fondamentalmente far conferenze. Quindi dobbiamo trovare un altro mezzo, vero Dan? Ci adopereremo, no, per questa cosa? Io già come ti anticipavo ho una soluzione pronta, dobbiamo E fare va. alcune Ok, prove, vedremo nei prossimi comunque giorni. niente, se Alessandro non sarà soddisfatto, non potrà riappiccicare la sigla all'inizio, però potresti riappiccicarla alla fine. Vabbè, vedremo. Allora, ben trovati. Questa sera siamo con un gruppo ben noto a tutti voi, cari amici da casa, Donatella Bartolomei, Alessandro Conedera, Dan Alessandro Sabatta, Stefano Luna, che avete conosciuto la volta scorsa, e il ritorno del Peroni, Alessandro Peroni, che tutti avete già conosciuto durante la nostra calda estate. Allora, questa sera siamo in una serata piena di sorprese e di risorse. Chi vuole introdurre questa serata? E poi io direi ci lanciamo subito nel vortice. Nessuno? Abbiamo il maestro questa sera, io Maestro avrei Peroni, piacere, introduca lei, la esatto, prego, il ci venga in aiuto. magister che introducesse. Ecco, e come sta il maestro Ale Magister, tra l'altro, che sappiamo di cui Alessandro Peroni è portavoce? Ma il maestro direi che sta sicuramente meglio di me, io sono qui, sopravvivo a me stesso, invece lui è sempre attivo, canta, suona, produce, compone, fa, viaggia, io invece qua, libro, qua, peso della cultura che mi opprime, è antivitalistico, mentre lui va. Personaggio di tutt'altro spessore, lui più della ragione ci mette il sentimento. Io non posso fare altro che invidiarlo. Come sapete, io con questi personaggi io ci devo sempre avere a che fare. E Niente, a parte questo, sì, se non sbaglio, mi dica. stasera sentiremo anche un suo pezzo. Un suo pezzo, infatti, che poi mi ha mandato e penso che lui si sia già dimenticato, mi ha dato ordine, vallo a depositare alla SIAE, la produce o rivedi remix, lui chiaramente ha già fatto, è già oltre, molto oltre, è Ma io quello dove coglierei, siamo caro noi. Peroni, coglierei che Stefano non c'era mesi fa ancora. E anche per rimembrare agli amici da casa e far conoscere a coloro che non sapevano, un pochino se puoi fare un riassunto delle puntate precedenti del maestro Ale Magister e dei brani che abbiamo presentato e che sicuramente ripresenteremo, perché Corrinudo per la città tornerà. Cioè, che io non ricordo nulla, Come non ricordi però no. nulla? Devo Non mi adesso. ricordo, È la non mi cultura che ricordo, no, uccide. non mi ricordo niente. Allora Cioè, riassumo ricordo, io, però vediamo se ti sì. ricordi. Abbiamo esordito, abbiamo incontrato per la prima volta il maestro Ale Magister con il brano Corrinudo per la città, registrato al Festival Hippie di Paderno Dugnano nell'estate del mille, no, estate non lo so, nel Sì, era 1967, l'estate 1967, con la perfetto. cantante a me molto cara Donatella Donati, che cantava insieme in coppia con Ale Magister, e fra i coristi, stranamente nel 67, non si capisce come potesse essere, avevamo anche Alessandro e Gianni Bonetti, che all'anagrafe questo non ci torna, vabbè, pazienza. Ma sono. Quando ci sono di mezzo i miei personaggi, queste cose sono normali, cioè le Succedono. barriere Sì.
barriere del tempo vengono abbattute. Infatti, ho rivisto appunto tu sei una trekker anche tu, che praticamente Spock muore a un'età, credo, di sui 280 anni, ma in realtà, essendo tornato indietro nel tempo, risulta averne vissuti una trentina. Ecco, ti Ah, a proposito ricorderai. del Festival di Paderno Dugnano, ora vi dirò un Paderno qualcosa. Dugnano, certo. Dugnano, sì, un mio amico giura di aver sentito tempo fa un pezzo di Gaetano con Col TH, sì, TH, un certo. pezzo ormai introvabile, però si ricordava il titolo. Sì. Scatoletta di tonno col TH, scatoletta di tonno. Quindi si narra, ecco, della diffusione di questo brano in tempi passati. Dovremmo provare a fare una ricerca, a recuperarlo, Maestro Peroni, e a Sì, proporlo. no, ma io non sapevo il titolo, non mi era Sì, arrivato, però io scatoletta, sapevo. ma me la No, ma, no, garantisco, no, me la ma garantisco. ci sta tutto perché Gaetano in realtà non Sì. era più tanto giovane, 67, insomma. Però avevo iniziato un po' come vetero neomelodico, cioè sempre, si è entrato un po' in questa tradizione di Napoli, chiaramente, è entrato in questa tradizione del canto, la canzone napoletana, non aveva avuto tanto successo, però allora si era riciclato, aggiunto una H come cantante hippie, ma faceva le stesse cose, però vestendosi da hippie. Poi fu fra quelli che andarono a contestare il festival di Piedigrotta nel Vero, vero, vero. 68, eccetera, eccetera. Ci fu Poi quella era un grande grande amante contestazione. dei gatti. Difatti, Gaetano? scatoletta. Sì. Sì, Apro apro la scatuletta, per scatoletta. mia Sì. gattetta, No, sì, aveva una roba così. un gatto Kiat, lo chiamava lui. Era. Sì, ma infatti credo che poi, sai che negli anni 60 andavano di moda le pellicce. Lui aveva questo collo di pellicce, in realtà mi ricordo che era il suo gatto che lui si Sì, portava dietro, vivo quindi ovviamente, lo teneva vivo, lì, il assolutamente chiat vivo, l'aveva rosso, rosso con mangiato, sta coda, eccetera, perché è era molto lì, hippie. sembrava una pelliccia, però vedi come riciclare le cose, no? Esatto, no? Poi gli dispiaceva lasciarlo giù e poi E ogni quindi tanto lo per metteva, tenerlo diventava riapriva, accessorio di esatto, moda per apriva la Gaetano. scatoletta e era da mangiare Esatto, di a tonno per Carmine, si chiamava il gatto. Carmine, ah, Carmine, questo non lo è sapevo. bella questa. Non lo sapevo, Carmine. no, Sì. no. Scusate se vi interrompo, è bello questo momento di sperimentazione, proprio di narrazione, sperimentazione nella narrazione. Ecco, per Sì, chi non lo non sapesse. so Gaetano che fine abbia fatto, ma Però sicuramente fatemi spiegare, perché io il ancora è anche il ruolo. Non gatto. Cioè. condividere le informazioni che abbiamo, perché purtroppo sono dei Sì. personaggi che ormai cioè, entrati nel mito, ma di cui poco si sa, quindi è giusto anche. No, c'è comunque no, c'è la cosa che poi quando ci fu l'apoteosi finale del festival, con Rinudo per la città, poi tutti, c'erano i ballerini, eccetera, tutti cominciarono a tirare via i vestiti con grande scandalo dai Paderno Dugnanesi, perché all'epoca non era una cosa così diffusa, e saltò anche su Gaetano completamente nudo, con la proboscide al vento, perché non aveva resistito alla tentazione di metterci del subo. Quindi Gli anche unici lui che si saltò. tirarono indietro, Alessandro, mi correggerai che se sbaglio, erano i profeti dell'Apocalisse, che videro un gesto un po' troppa degenerazione in questo Ma, ultimo afflato del festival. infatti, ma loro erano in realtà un gruppo beat, aveva preso un po' la via del beat psichedelico. In quell'epoca c'era dentro un po' di tutto: il beat, la canzone d'autore, e tutti quanti si mettevano i vestiti a fiori, i fiori nei capelli. Dicevo, siamo hippie, perché era arrivata questa moda dell'hippie, ma in realtà, cioè, questi avevano tentato tutt'altro. E Certo. poi erano entrati anche loro, non riusciti a entrare nel festival, ma non capivano neanche cosa stavano facendo, quindi Difatti dissero rimasero l'ultima spiazzati. frase, sì, si narra, vi meritate questo, e abbandonarono Paderno. Morirete tutti, quando in realtà quello, Ed è gli giusto hippie erano, così, ed è giusto così. esatto, gli hippie avevano tutta un'altra mentalità, erano un po' tipo gli Atomic Rooster, no? Come queste visioni un po' particolari. Arthur Bene, Brown. bene, bravi, benissimo. Andiamo avanti Il fino a mio mezzanotte. ruolo mi impone di introdurmi un attimo, ma è bellissimo questo momento sperimentale.
male, bellissimo, però volevo spiegare, poi potete continuare, ma siccome c'è Stefano che non lo sa e anche la maggior parte delle persone che ci ascoltano, chi cazzo è sto Gaetano? Gaetano, ma perché io sono, era troppo uno... giovane per saperlo, semplicemente. Infatti ho ascoltato con grande fascino il racconto insomma, di quest'epoca che io non ho potuto vivere, quindi... Purtroppo no, infatti io in realtà ero già nato, avevo già un'età cosciente, quindi però guardavo un po' da lontano, da bambino, questi hippie che erano arrivati. Perché nella primavera del 67, a San Francisco, molto brevemente la faccio, nella primavera del 67 venne lanciata questa moda hippie, che poi moda lo diciamo adesso, subcultura, all'epoca l'avevano presa molto seriamente, cioè era la libertà, liberiamoci, se, fiori, pace, amore per tutti, un po' di acido chiaramente, quello all'epoca non era fuori legge da nessuna parte, però faceva molto molto figo, ci si espandeva l'area della coscienza, si vedeva. Allora in Italia ci fu qualche furbetto che pensò di organizzare un festival hippie al seguito di quello che stava succedendo a San Francisco, di cui i giornali parlavano. Poi San Francisco qualcuno lo chiama, come si sente poi nella canzone, chiama Santo Francisco, perché non aveva capito da bene, Santo Francisco a Paderno Dugnano, nei vostri capelli. Ma scusate un attimo, no, io vi devo fermare. Allora a sbarcarlo gli hippie anche in Italia a Paderno Dugnano. Io metterei il brano. Io scusate, cambiamo tutto. Allora la scaletta non viene annullata, ma visto che questa cosa ha preso piede ben più del previsto, partiamo con Donatella Donati, di cui posso così pregiarmi di esserci stata, non so come ho fatto, ma c'ero. Donatella Donati, maestro Ale Magister, i New Freaks, tra cui Alessandro Conedera, Gianni Bonetti e anche, come si chiamava, Del Vascello, la signorina che dice la frase... Vittoria Medici Del Vascello. Vittoria Medici Del Vascello, che canta la frase che abbiamo appena citato. Ragazzi, io la mando, scusatemi, ma... Ecco, bene, perché questa è una dei primi pezzi, primo dei primi pezzi hippie italiani. Poi durò poco, ma fu breve ma intenso. A questo punto, ragazzi, perdonatemi, ma ce vo'. Gossessa peccato, di anis cruito, che è proibito. Ma noi siamo i giovani, degli anni 60, nei nostri valori, fiducia abbiamo tanta. Che ho la città. Mostra tutti la tua libertà, non temere, non avere paura, esibire la tua natura. Yeah.
così abbiamo potuto riascoltare la bellissima, scusate, però una notizia da dare non bella ai nostri amici da casa e anche a noi stessi. Allora, tanto è inutile che ci nascondiamo, cose di questo genere. La piattaforma, siccome in questo momento non stiamo utilizzando il profilo a pagamento, in teoria doveva donarci un'altra serata tranquilla e serena, come sempre è stato dalla storia, dalla notte dei tempi, eppure mi è appena uscita una scritta che invece no, tra pochi minuti la nostra trasmissione sarà interrotta. Allora questa sera avremo lo spot pubblicitario, ogni 40 minuti avremo il consiglio per gli acquisti. Purtroppo stasera va così, quindi la puntata sarà anche caricata un po' più tardi, perché Alessandro toccherà il ruolo ingrato di cucire tutti i pezzi della puntata. Il bello della diretta, una serata imprevedibile, una serata pazzerella in tutti i sensi. Ma questo è successo perché abbiamo annunciato di voler cambiare piattaforma, dovevamo tacerla questa cosa, tenerla per noi. Pensavo la stessa cosa, Dan. Vedi Alessandro, noi abbiamo detto, abbiamo Zoom, lasciamo perdere, non è più all'altezza delle nostre esigenze, giù. Zoom ci sta cacciando. Zoom ci sta cacciando. Come dire, vengo a cena dal tuo ristorante, ma non verrò mai più perché non è alla mia altezza. Ovvio, ti sputano nel piatto. Nel piatto, giustamente. Vabbè, quindi io direi, no, facciamo immediatamente, visto che mancano pochi minuti, il consiglio, non sarà un consiglio per gli acquisti, lui metterà dentro una ruota che gira, un bello dialogo sperimentale che rotea, e ripartiamo immediatamente, io direi, con i primi contributi video o audio, no, video, così almeno ci prendiamo una bella tranche. Quindi, a tra pochi minuti, ciao, secondi anzi, per il nostro pubblico, tra pochi secondi. Eccoci ritornati, cari amici. Allora, non perdiamo tempo. Questa sera la trasmissione avrà tempi più televisivi, pur non essendo una trasmissione televisiva. Io me la sono presa comoda con Corri Nudo e vabbè, siamo partiti da lì. Allora, partiamo con una tranche audio. Se no, partiamo pure con la tranche video, ma prima metto quelli che sono video solo sulla carta, nel senso che sono video perché sono una foto ferma. Il videoclip vero e proprio unico di questa tranche lo mettiamo per ultimo, così avremo già la serenità di non avere il timore, diciamo, che possa in qualche modo saltare. Allora, datemi un attimo. Chi intrattiene i nostri amici? No, nessuno intrattiene gli amici da casa perché vi presento i video. Allora, sono tre. Il primo è un brano di Alchimia Nova che io non ho mai trasmesso, che è un po' l'apertura del nostro album Alchimia Nova, che è Danza Stellare. Non è la cosa più sperimentale del mondo, è abbastanza leggero, però così mi faceva piacere. È un video, diciamo formalmente, perché in realtà è un'immagine fissa come il video che abbiamo appena trasmesso. Poi abbiamo un brano di Spazio Profondo, Alessandro Conedera, che si intitola Nebbia nella selva, appena sfornato, e poi un video di cui non dico il titolo, di Stefano Luna. Lo dirai dopo, giusto? Ci parli dopo del brano? Sì, dai, parliamone dopo. Ne parliamo dopo? Allora. Ah, è quello nuovo? È quello nuovo, appena quello sfornato. Nuovo. Se vuoi anticipare che qualcosa, no, intanto no, io preparo. Mi fa piacere solo sottolineare che è proprio un'anteprima, l'ho proprio voluto fare per dialoghi sperimentali, io poi lo pubblicherò tra qualche giorno, però insomma essendo entrato in questo cast di sperimentatori folli, il quale mi trovo molto bene, un regalo insomma, no? Mettiamola così. E la cosa bella è che è una collaborazione, questo si può dire, tra Stefano e Alessandro, quindi adesso tre brani la cui base è sempre di Alessandro. Nel primo canto io, nel secondo non canta nessuno, nel terzo canta Stefano. Ecco, semplicemente. Quindi andiamo immediatamente alla condivisione. Chiedo ai miei compagni di viaggio, qualora capitasse che non si sente, fermatemi subito, solita cosa che dico in tutte le puntate, e via.
Sing, 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 sing
Thank you.
anticristo. Wow, 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 wow. Ok. Grazie Stefano. Un duetto, diciamo, tra Stefano e Alessandro. E Alessandro, con coinvolgimento in diretto di Amanda Galas. È un'anteprima assoluta, quindi, questo video. Sì, sì, no, l'abbiamo finito oggi, proprio in fretta e furia per riuscire a... Fenomenale, fenomenale, mi hai richiamato alla mente in maniera deliziosa una serie di film horror sperimentali, dal Karim Hussein degli anni 90 a cose più recenti, stile Flesh of the Void, ma anche Begotten, quelle... bellissimo, bellissimo. Dove... dimmi tutto. Allora, dove l'avete tirato, come vi è venuta l'idea, perché le sonorità, tra l'altro, Alessandro, cioè, io non so se ci sto costruendo troppo, ma io ho sentito delle corde, delle percussioni che mi rimandavano ai Goblin di Suspiria, molto rallentate, molto con un'atmosfera totalmente diversa, ma c'era una commistione di sonorità, di movimenti, di liriche potentissima, potentissima. Ho goduto dal primo all'ultimo secondo e non me l'aspettavo, perché non sapevo cosa avremmo proiettato questa sera, quali sarebbero stati i contributi. Adesso parleremo anche dell'Anticristo, quindi del tema, se vorrai, però... mi interessa più l'interpretazione e la musica. Come è nata l'idea? Quando cavolo l'avete fatta questa cosa? È stata una collaborazione involontaria, in realtà, perché Alessandro mi ha passato delle cose che lui sta realizzando e tutto è nato in maniera estremamente istintiva. Io l'altra volta, proprio durante dialoghi sperimentali, dicevo: ma adesso è il momento che torni un po' fuori la mia anima dark, voglio fare ancora qualcosa su questo genere molto oscuro. E praticamente un giorno mi è venuto in mente, io il testo che è di Amanda Galas, che è Sono l'Anticristo, l'ho sempre amato alla follia, e siccome lo trovo anche particolarmente attuale, ho pensato... Pena Cava, mi sembra era il disco? The Divine Punishment. Ah, ok, sì. Sì, e poi l'ha fatto live su Plague Mass. E allora un giorno ero in macchina e dicevo: ma voglio fare Solo l'Anticristo, voglio fare Solo l'Anticristo, e pensavo di recitarla. Poi ho detto: ma aspetta che ascolto un attimo i pezzi di Alessandro, perché magari trovo qualcosa che in realtà mi ispira. La prima che ho ascoltato era perfetta, li ho ascoltati tutti, ma comunque la prima era esattamente, cioè è stata proprio una scelta istintiva. E anche tutta la realizzazione dopo, nel senso che ci sono tre voci mie su questo brano. Io in realtà ho registrato il testo tre volte per poi sentire e vedere, magari sai quali frasi scegliere, cosa era venuto meglio. E per errore l'ho fatto partire con tutti assieme e fino a metà brano erano perfette, per cui ho detto: no, aspetta un attimo, adesso lo tengo così. Ho poi dovuto spostare alcune frasi dalla metà brano in avanti. Però c'è anche l'idea di avere tutte queste voci, è stata assolutamente casuale, istintiva del momento. E lo stesso anche il video, perché il video è fatto dalla regia, e c'è scritto alla fine, di un mio carissimo amico che si chiama Sebastiano Adernò, che è un poeta, videomaker e fotografo, aveva già fatto un paio di video per la mia tribute band a David Bowie. Quindi quando ho registrato il pezzo gli ho chiesto se magari in futuro gli faceva piacere fare un video. Siccome in questo momento non riuscivamo a trovarci, ho detto: vabbè, lo faremo poi più avanti. Poi una sera sono tornato a casa dal lavoro e ho detto: no, lo faccio adesso. Quindi ho preso il mio cellulare, ho girato tutto nel mio giardino da solo, quindi a volte col telefono appoggiato, a volte col telefono in mano, e gli ho mandato tutte le scene che avevo fatto,
pensando, essendo fatto col cellulare, uscirà una cagata, non potrà farci niente, ha visto giusto la location, poi ci ritroveremo un'altra volta. Invece me l'ha montato ed era perfetto così. Cioè, la prima versione, ne abbiamo fatte due, cioè oggi sono andato io da lui per sistemare due o tre dettagli, mettere i crediti, eccetera, ma e addirittura la sera in cui ho deciso e ho avuto l'ispirazione di farmi queste riprese, io che sono un po' tanto vanitoso, non mi ero fatto la barba, e ho detto, ma no, non posso, non ho voglia di farmi la barba, non posso fare il video con la barba di 10 giorni. E quindi ho preso sto nero e non ci avevo pensato prima. Quando ho iniziato a mettermi il nero in faccia, ho visto che potevo coprire la barba e che usciva una roba che in realtà era perfetta per quel tipo di messaggio che volevo dare. Quindi è stato proprio il trionfo dell'istintualità artistica, ed è una magnifico, cosa che mi ha veramente appagato molto e continuerò a fare. Bravissimo. E poi la concretizzazione di quello che è lo spirito che ci ha mosso fin dall'inizio in queste serate di dialoghi. Il fatto che ci siamo trovati e nel giro di una settimana, unendo le forze, le idee o seguendo, diciamo, un'intuizione, una passione, un sentimento, si riescano a fare cose del genere. Io lo rivedrò mille volte questo video, a patto che tu mi dica che dentifricio usi. No, per avere qui. E fumo anche, però anche lì, cioè, la scena dove c'è il primo piano dei denti, che si vede all'inizio, non l'avevo neanche quella pensata, cioè mentre mi stavo riprendendo e avevo il telefono girato verso di me, ho visto che essendo era abbastanza buio fuori e quando ho aperto la bocca si vedevano solo i denti, per cui ho iniziato a fare tutto quel movimento e vedevo intanto quello che facevo, ho detto ma è fantastica questa cosa, ci sta perfettamente. Cioè, in pensare fa male, programmare fa male, ecco cosa viene fuori lasciandoci... fluire nell'arte, bravissimo. Era anzi, perdonate, insomma, adesso stavo parlando con te, ma... Scusate, ogni tanto io stasera mi intrometto e anche a fatica, perché questa è una serata veramente pazzerella. Volevo lasciare, siccome già parla poco, un attimo la parola anche ad Alessandro su questo brano. Io volevo ancora ringraziare lo Stefano per la splendida interpretazione che ha fatto e che ha cambiato, ha sconvolto praticamente l'atmosfera del brano, però è venuto una cosa veramente stupenda. E ringrazio anche Dan per i complimenti dei Goblin. Il brano arriva dall'unico album che ho composto, gli altri sono tutti pezzi singoli, che si chiama Selva Oscura, e il brano è di Spazio Profondo. Il brano è Radici, che è il brano di apertura dell'album di Spazio Profondo. Io qui faccio, scusate, due collegamenti, perché io sono quella che deve dare anche informazioni, poi vi lascio continuare liberi e belli. Spazio Profondo era anche il secondo brano che si intitola? Nebbia nella selva. Cioè, selva, nebbia nella selva, su tutti i girati. Quello che vedevate era il programma utilizzato per costruire questa atmosfera ambient, ecco. Il primo brano era invece, che già lo avevamo passato in un medley, Danza Stellare da Alchimia Nova, che invece è un progetto che abbiamo assieme e la voce era mia. Quindi per la prima volta nella storia erano tre brani tutti dello stesso, per stessa persona, ovvero lui, con altre cose. Invece voglio dire a Stefano che veramente io adoro Diamanda Galas, conosco questo brano da quando avevo 16 anni, e voglio duettare con lui, voglio fare una versione con lui insieme, in coppia, faremo una versione 2 di questo pezzo e ve la proporremo, ma questo veramente il brano più il video è qualcosa che tocca delle corde oscure, interiori, sotterranee, cioè sei riuscito a toccare delle corde particolarissime con uno strano binomio, perché sono accettate proprio nella recezione, proprio perché c'è una dolcezza, secondo me, esecutiva, e la melodia, la bravura vocale, cioè la bellezza anche dell'atmosfera sonora, insomma tutto l'insieme è dolce e accattivante, quindi arriva più dolcemente di una Diamanda Galas che ti urla in faccia sono un ragno nero, così, però poi vedendo il video e scavando nei contenuti mentre ci si abbandona in questo abbandono oblio nel brano, fa male,
perché quando vedi certi sguardi di Stefano, certi primi piani, ascolti queste risatine lontane, questi è qualcosa di sublime nella sua tragicità. E qui mi levo. Mi fa piacere anche, a parte quello che hai detto, che sono la lacrima che scende, ma anche ringraziare molto il mio chitarrista preferito, cioè Dario Arena, col quale ho l'onore e mi pregio di collaborare da tantissimi anni in diversi progetti, ed è lui che ha trattato poi la mia voce, nel senso gli ho mandato proprio le tracce e gli effetti sulla voce li ha messi lui, perché quella era una cosa che io non ero purtroppo in grado di fare, quindi anche lui è un po' corso contro il tempo, perché io ci tenevo ad averlo stasera questo progetto, insomma. Ed è nato, come dicevo prima, cioè io lo trovo molto molto attuale. Non so se qualcuno tra chi ascolta ignora la storia di Diamanda Galas, io non sono un critico musicale, però due parole proprio veloci su questo brano le vorrei dire, perché è in apparenza, e non solo in apparenza, un brano con questo contenuto estremamente blasfemo, satanico e quanto vogliamo, però in realtà l'anticristo qui è una metafora, l'anticristo significa sono siero positivo. Quando scoppiò l'epidemia di AIDS, fine anni 80 e primi anni 90, io un po' me la ricordo perché è vero che sono giovane, ma c'ero comunque allora, e la Chiesa, soprattutto negli Stati Uniti, gridò proprio alla punizione divina, The Divine Punishment, infatti è il titolo dell'album da cui ho preso questo brano, questo suo testo, alla punizione divina contro gli omosessuali, no? Che peccavano e che quindi venivano puniti, barbaramente dal Signore. E Diamanda Galas aveva un fratello omosessuale morto di AIDS, quindi si può facilmente immaginare come abbia vissuto quel periodo, e infatti ci ha dedicato degli album interi, non solo questo, ne ha fatti due o tre di album su questo tema, più una serie di altre cose, performance, installazioni, eccetera. E questo tema io lo purtroppo trovo estremamente attuale, perché ora non si parla più di AIDS, ma si parla di un altro tipo di anticristo, che ho voluto interpretare con questa, come dice Donatella, dolcezza, che desse poi il senso dell'isolamento forzato, quindi la dolcezza e la cantilena di qualcuno che non per sua scelta si trova a vivere in isolamento e quindi come dire, non mi viene il termine giusto, svia un po' verso la follia a un certo punto. Ditemi pure qualcosa, adesso non è che io ho finito. No, vedo che Donatella sta parlando, ma il microfono è spento. No, infatti, è spento. Scusate, io in realtà stavo già... Stasera la sorpresa di Zoom non mi sta facilitando la vita. Io volevo anche scrivere delle cose poetiche, mi ero fatta un'idea di stasera che invece rimando la volta prossima, perché tutto non riesco a fare. Stefano ha detto delle cose bellissime, ma siccome tra meno di 8 minuti faremo la seconda stacchetto, io prima dello stacchetto mando già un altro brano che ha un collegamento a questo. Io a questo punto lo dico, perché si intitola Esso Stesso. Peroni, correggimi, questo è Anticristo senza una parola in più, o è Anticristo, tu l'hai chiamato anche col nome dell'autore del testo, poi lo presentiamo dopo. L'autore del testo è il maestro Ale Magister, e si ispira chiaramente, prendendo qua e là, traducendolo da passi di Friedrich Nietzsche, le cui tematiche sono molto affine in questo caso a quelle di cui parlava Stefano prima. E non ci siamo messi d'accordo. Ci siamo messi d'accordo. Questo è l'incredibile. Tra di noi lo sappiamo, ma magari chi guarda la trasmissione può pensare che fosse una tematica scelta, in realtà no. Assolutamente no. Del tutto casuale, salvo il fatto di pensare che ci sia l'anticristo che ci ha ispirato. Ma io direi, lasciamo... Ovviamente arriva e ispira. Allora, molto brevemente, per dire il titolo, il maestro Ale Magister
Hitler voleva chiamarlo Balla l'Anticristo, poi ha detto no, dato che comunque Dance, il testo è un riferimento a Nietzsche, chiamiamolo Nietzsche l'Anticristo, così uno sa già di che cosa sta parlando, se no Balla l'Anticristo uno pensa che sia tutta. Ecco, fermi quindi, tutti perché il cronometro... Nietzsche... Scusate, il titolo... ma stasera... Sì. Scusa. Vai, sono tre minuti di canzone, quindi tre minuti e tre secondi. Ok, no, il cronometro stasera mi mette un'ansia che la metà basta. Io passerei immediatamente il brano e subito nella prossima tranche Peroni ci racconta la storia del brano e io non interrompo più assolutamente. Ok. Nietzsche l'Anticristo. Nietzsche l'Anticristo. Scusatemi, questo è un audio, ovviamente se non si sentisse fermatemi. Chiese dei cristiani, santi depravati, i preti come corvi predicano il vizio, creano miserie per accrescere la gloria delle anime perverse, del verme del peccato. Preti parassiti si nutrono del sangue, della gioia, dell'amore, di tutte le speranze, negano la vita, il coraggio, la salute, bellezza, gioventù, virtù e libertà. Io sono l'Anticristo, io sono la speranza, io sono... Ecco la congiura, la falsità dei preti, innalzano la croce come ipocrita vessillo, gran maledizione, somma perversione, istinto di vendetta, abominio della vita. Io sono l'Anticristo, io sono la speranza, io sono... La lotta contro il vizio, la mortale perversione che si chiama cristianesimo. Maledette le parole, Dio Salvatore, Santo Redentore, il resto è conseguenza. Io sono l'Anticristo, io sono la speranza, io sono... Fantastico, fantastico, una versione molto diversa, ma parliamo della stessa. Io sono l'Anticristo, io sono. Lui continuava a cantarla ieri, ma adesso attendete un istante, io sto già scomparendo, sono evanescente dietro la copertina di Peroni, torniamo tra un istante, ciao. Eccoci qua a parlare di Nietzsche, l'Anticristo, brano del noto maestro Ale Magister. No, un breve riassunto. Qui stasera abbiamo due brani che si intitolano L'Anticristo, uno di Stefano Luna, uno di Alessandro Peroni, anzi no, scusate, del maestro Ale Magister, ma non è stata una cosa organizzata, nel modo più assoluto non è stata una cosa organizzata. Sentiamo cosa ci dice Peroni di ciò. Il suo brano. Sì, allora
qualche giorno fa, sapendo di questa serata online, il maestro Ale Magister, come al solito, non resistette alla tentazione di metterci del suo e disse: ecco, mandiamo un bel pezzo, qualcosa di originale, l'anticristo, originale nulla, perché in effetti tutti quanti questa sera mandare pezzi sull'anticristo, quindi l'originalità non c'è, però diciamo che l'originalità sta nel modo in cui ha voluto trattare la questione, cioè, quindi prendendo spunto in modo piuttosto spinto dal testo omonimo di Friedrich Nietzsche, un testo che il filosofo tedesco scrisse poco prima di sprofondare nella follia, già abbastanza fuori quando scrisse questa roba, questo testo, un testo veramente estremo, come sottotitolo Maledizione del cristianesimo, giusto per intenderci, in quanto lui perché malediceva il cristianesimo? Innanzitutto era figlio di un pastore protestante, quindi sapeva benissimo di che cosa stava parlando. Stava parlando del fatto che il cristianesimo, quindi la classe sacerdotale ebraica, cattolica, protestante, comunque tutto quello che aveva a che fare sia col cristianesimo ma anche poi con i sacerdoti, un po' di tutte le religioni, era quello di cercare di contenere la vitalità dell'uomo. Cioè, no, in sintesi, l'uomo tende a essere vivo, a praticare l'amore, la forza, l'energia e tutto il resto, ma c'è una classe che vuole tenere tutti sotto controllo. Allora, la più viziosa specie d'uomo, diceva alla fine nella legge contro il cristianesimo. Lì si può fare che la conclusione dell'anticristo fa queste sette proposizioni, di cui l'ultima è quella che chiude il testo, cioè il resto è conseguenza, cioè da quello tutta la maledizione che precede, tutto il resto si deriva da quello, per cui maledetto deve essere il cristianesimo, ma mette le parole Dio, il Salvatore e così via, nulla di tutto questo è vero, è tutta una menzogna. C'è un testo invece profondamente filosofico precedente che si intitola La genealogia della morale, in cui spiega bene questo suo concetto, cioè la nascita della morale per tenere sotto controllo l'umanità. Quindi laddove c'è una classe di sacerdoti che utilizza la figura di un dio per creare una morale e tenere sotto controllo l'umanità, ecco che l'umanità cessa di essere libera. Ed è un po' la questione di cui parlava Stefano prima, cioè al momento in cui venne fuori l'AIDS, subito c'è chi ne fece una questione morale. Ecco, questa è la punizione di Dio. Allora tutti dovevano avere paura, perché c'era stato negli anni 70, sappiamo, sesso libero, gran divertimento, e adesso vi beccate l'AIDS, droghe, eccetera, eccetera. All'epoca erano omosessuali, drogati, poi si scoprì che non era solo per quella, se lo potevano beccare tutti. Comunque, l'idea che arrivò è che l'AIDS era una punizione divina. Ovviamente, al vaglio della ragione, sappiamo che quella era una boiata pazzesca, però c'era tutta una classe di sacerdotale e anche chi, poverini, ci credette, che pensò che fosse, che c'era veramente dietro qualcosa. Per cui, da cui la maledizione che praticamente un secolo prima aveva lanciato Nietzsche, dicendo: non credete a quello che vi dicono i preti, perché vi stanno mentendo, la vita è un'altra cosa, la vita non dipende da un ordine, dagli ordini che vengono dal cielo e così via, se cercate di essere piuttosto liberi e non lasciatevi intimidire da questo. Qui la maledizione del cristianesimo è il suo sfogo un po' finale, un testo veramente estremo, dice anche cose, diciamo, anche discutibili, tipo i deboli e i mal riusciti devono morire, i deboli ammazziamoli noi, la carità cristiana non è aiutare i deboli ma a farli fuori noi direttamente. Ecco, lì era veramente un po' fuori di testa, però diciamo che il concetto che ci sta dietro era stato precedentemente trattato in modo molto più serio, appunto in genealogia della morale e così via, ma sicuramente non si può che condividere certe cose che dice. Cioè, quando la religione viene usata per contenere la libertà delle persone, ovviamente a quel punto non è più religione, è un
un arbitrio, un dominio incongruo e ingiusto. Da cui la canzone, per cui secondo il maestro Ale Magistri, uno ballando l'anticristo deve ricordarsi queste cose, canta, quindi ballando canta anche questa canzone, ed ecco che si addottrina a questa maledizione del cristianesimo di Nietzsche. Io poi ho voluto appunto farlo chiamarlo Nietzsche, e il testo è stato depositato alla SIA come Nietzsche l'anticristo. L'anticristo è Nietzsche che si presenta lui stesso appunto come anticristo. Io vi porto la nuova, la vera novella, che è quella della libertà, eccetera, eccetera. Chiamando il testo Nietzsche l'anticristo si capisce già da dove deriva tutta questa roba qui, se no balla l'anticristo, come lo voleva chiamare il maestro. Il maestro era forse un po' estremo, poco chiaro. Si spiega subito. Se mi vedete col telefonino è perché stavo facendo oggi è tutto diverso da solito, stavo facendo un post su Instagram per dire che stiamo registrando la puntata di Dialoghi Sperimentali. E dato che voi siete persone di grande raffinatezza e cultura, avrete capito dove aveva preso il maestro Ale, da qual pezzo in particolare aveva preso questo balla l'anticristo. Dai Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Bravissimo! Stavo dicendo Tanzer Mussolini. Stavo dicendo io. Ammetto che non ricordavo il nome del gruppo, ma il brano l'avevo. Sono noti come I DAF, uno dei brani più divertenti che siano mai stati scritti. Controversi, perché in realtà sono uno legge, dice balla di qua la Mussolini, balla la Mussolini, balla la... Sì. Che poi loro dissero, beh, Mussolini in realtà, perché da buoni tedeschi, in realtà era il suono della parola, del nome Mussolini che li faceva ridere, quindi... Sì, ma poi dice... Dice lì, non era un pezzo neonazista, in realtà era un grande scherzo, come forse vuole essere quello di Ale Magistri. Certo che quando si parla dell'anticristo lì, non è facile scherzare. Ma io vi lancio una domanda, scusate, attenti. Sperimentiamo un attimo, il mio ruolo è quello di richiamarci alla sperimentazione. Ognuno di voi dia la risposta che ha voglia, Perché questa sera l'anticristo è tra noi? Cioè, come mai in questa serata due brani arrivano così ispirati? Qualcuno ha voglia di improvvisare una storia, così quello che gli viene in mente? Improvviso io. Più che una storia è quello che mi è venuto in mente, no? Sentendo o scoprendo che questa sera avremmo avuto due anticristi, anche se siamo partiti in maniera meravigliosa, delicata e drammatica di Amanda, che incarna l'anticristo come reazione, diciamo, a quella che è stata l'utilizzo morale che si è fatto della narrazione intorno all'AIDS, fino al ballo di Nietzsche, danzando con lui e con le stelle danzanti, e riconoscendo, diciamo, nel cristianesimo stesso l'anticristo, perché tradisce il suo fondatore. In realtà, secondo me, è una coincidenza solo in parte, perché se ci pensate, mai come in questo periodo il potere evocativo dell'oppositore, del falso profeta, dell'uomo dell'iniquità, dell'anticristo, è stato utilizzato forse da qualcuno anche come fonte di ispirazione, ma da molti altri come strumento per decodificare la realtà che stiamo vivendo. Parlo di fatti reali. Cioè, se voi pensate a personaggi come Soros, Draghi, Bill Gates, la von der Leyen, o anche lo stesso Bergoglio, e qui ci avviciniamo alla versione di Peroni, quindi filantropi sorridenti, politici della provvidenza, uomini forti o pastori rivoluzionari, non pochi hanno visto dietro questi personaggi forse l'ombra dell'usurpatore che ci spingerà verso la perdizione, del drago che esce dalle acque,
Non credi, Peroni, ma maestro Alessandro? Beh, io penso proprio di sì. Peraltro il Papa Bergoglio è stato chiamato da molti religiosi, antipapa. Da molti cattolici, l'hanno chiamato l'antipapa, l'anticristo, proprio dice l'anticristo è lui, perché sta quel bellissimo affresco del Signorelli nel Duomo di Orvieto, dove c'è l'anticristo con le corna, con dietro il diavolo che gli suggerisce cosa dire. Quindi certe cose che ha detto Bergoglio erano state anche sorprendenti, quando ha detto sì, peccato mortale, cioè, i comandamenti li dobbiamo prendere, ma no, insomma, non proprio così sul serio. Ma come, cosa sta dicendo? È un gesuita. E dietro ogni buon gesuita c'è sempre un diavoletto che gli suggerisce cosa dire, quindi niente di più facile che qualcuno più intransigente abbia detto ecco lui è l'anticristo, che poi lo sia o non lo sia la cosa non ci interessa. Certo che c'è tutta una per esempio sappiamo visto che in questi tempi di pandemia che è una cosa che c'è arrivata, la tegola che c'è arrivata e non sappiamo dare delle spiegazioni, ci sono date ecco Dio ci manda di qua, Dio ci manda di là, tu sei per il vaccino allora sei l'anticristo, tu sei contro il vaccino allora sei l'anticristo e via darsi dell'anticristo a vicenda. In realtà tutto questo come si può risolvere? Si può risolvere pensando che non ci sia né un Cristo né un anticristo e la religione non c'entri niente in tutto questo. Però c'è qualcosa di profondamente radicato in noi, per cui nell'umanità, per cui si cerca sempre di trovare una spiegazione metafattuale e teologica e per cui noi siamo in preda a potenze più grandi di noi che dobbiamo riconoscere e quindi dobbiamo obbedire o ribellarci, così niente di tutto questo. Se pensiamo che siamo solo liberi, siamo uomini liberi, questo però è molto più pericoloso, è molto più, c'è l'abisso se pensiamo che noi siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo e non è quello che ci vogliono far fare, ci vogliono comunque sia da qualsiasi parte ci vogliono fare pensare che in fondo non siamo così liberi, c'è una morale che ci domina e per cui la giustizia sta da una parte piuttosto che dall'altra. In realtà possiamo scegliere anche noi dove c'è la libertà. Abbiamo parlato già nelle puntate scorse un po' di Thoreau, di queste mie follie che riguardano questi miei studi particolari che riguardano il tema della scelta, della libertà di coscienza. E quello che ci sembra che ci vogliano negare è la possibilità di avere una coscienza nostra personale. Questo è il mio parere, se sono concordato. Concordiamo, almeno io concordo assolutamente. Bellissimo. Stefano, vedevo che annuiva, vuoi dire qualcosa? No, sì, analisi molto molto interessante. Volevo un po' ricollegarmi anche a quello che diceva prima. O vuoi dare un'altra risposta alla domanda? E come mai l'anticristo ci è venuto a trovare stasera? No, ma penso anch'io per i motivi che hanno già detto Dan e il maestro. Però appunto volevo ricollegarmi al discorso su questo cristianesimo che serve per soggiogare, che serve per togliere libertà. Adesso non sto a ripetere le parole, l'ha spiegato molto molto meglio lui prima di me. Quando diventa religione è qualcosa di opprimente ed è una cosa che stiamo vivendo anche oggi, non con la religione, ma con qualcosa che sta diventando religione, se forse lo è già diventato. Questo richiamo a una moralità imposta dall'alto, io non so voi come la pensate, lo trovo una cosa veramente, veramente uno stupro della persona questo, cioè ognuno ha una sua forma di moralità che finché non va come dire a rovinare la vita del prossimo ha tutto il diritto di mettere in atto secondo i suoi principi, secondo le sue inclinazioni. Quindi questa campagna moralizzatrice in cui si deve si indica, forse lì ci ricolleghiamo, si indica un anticristo, no? Quello che non vuole sottostare a questa moralità calata dall'alto, ma dove sta scritto? Cioè, nel senso, è com'è possibile che
così tanta gente accetti supinamente una cosa del genere, io non me ne capacito. Cioè, soprattutto proprio dal punto di vista morale, cioè, al di là delle idee, delle convinzioni di ognuno, ma il fatto che cioè, si accetti una visione morale che viene imposta da personaggi che di morale non hanno mai avuto un cazzo di niente, scusate, adesso mi scaldo anche coi termini, e mai ce l'avranno. Cioè, censura! È censura, sì, veramente. Sto scherzando, ovviamente. No, no, perché sì... Cioè, potrei dire molto di peggio, insomma. Come si può accettare lezioni di morale da personaggi del genere? Questa è una roba che io veramente non mi spiego. Sì, molto, molto brevemente, cioè, una cosa è la coscienza che ciascuno ha e deve avere, e un'altra cosa invece è appunto la morale, che in certi casi viene veramente costruita sul niente, per cui si dice guarda che è giusto così perché è giusto perché è morale. No, se permetti posso anche pensare io che cosa sia giusto, cosa non sia giusto. Qui ci si rifà un'antica questione che è contenuta nell'Antigone di Sofocle, cioè ci sono delle leggi che vengono date dallo Stato e devono essere riconosciute come tali perché sono leggi, oppure ci sono delle leggi che possono venire dall'interno o, come le chiama altrimenti, le leggi non scritte degli dèi, come qualcosa che viene da oltre, che possiamo sintetizzare in termini più moderni come coscienza. Quindi la coscienza, secondo il mio modesto parere, deve avere sempre il primato sulle norme imposte dalla morale. Esatto. Morale, hai sicuramente, non si sa bene, hai sicuramente ragione, soltanto che qui siamo già a una fase di pensiero un pochino più sofisticata. Purtroppo viviamo in un periodo di vero e proprio totalitarismo terapeutico, sanitario, che utilizza le stesse armi che criticava Nietzsche quando parlava dei preti, e che poi abbiamo studiato, imparato a conoscere studiando la storia dei totalitarismi, perché alla fine i meccanismi sono questi e portano a affiaccare qualsiasi tipo. Qui non parliamo nemmeno di coscienza, qui parliamo. Anzi, la coscienza non la devi più avere. Cioè, non la devi più avere, perché avere una coscienza è diventato un peccato mortale. Ecco, il problema della situazione attuale è che in realtà non regge neanche il discorso morale. Quindi, certo. Secondo me, il crollo sta lì, perché quando mi si diceva l'AIDS, del libro sta scritto, tu hai fornicato, eccetera, allora Dio ti punisce. Vabbè, allora lì diciamo siamo ancora in un discorso morale. Qui siamo veramente in un discorso in cui si cerca di fare la morale, ma non c'è scritto da nessuna parte, non c'è nessuna norma. Quindi si costruisce veramente una morale del tutto artefatta, dicendo, come se dicessero, così sta scritto, ma tu gli chiedi, ma dove sta scritto? E quelli non te lo sanno dire. Quindi il problema è già molto più complesso, secondo ci riflettevo nei giorni scorsi, perché se appunto si cerca di costruire una morale, ma non c'è neanche il fondamento morale, non c'è neanche un testo che dice così, così dovrebbe essere. Quindi in effetti siamo in un periodo molto critico, e spero che poi il mio compito, diciamo, di filosofo è quello di richiamare l'attenzione almeno su questo dettaglio, sul fatto che si sta cercando di costruire una morale, ma se chiedi da dove viene questa morale, nessuno te lo sa dire. Anche perché loro... come diceva Stefano, la morale vista come il retaggio di un passato da cancellare, cioè qui c'è soltanto la pars destruens. Nietzsche ci invitava a filosofare con il martello proprio perché dovevamo abbattere certi vincoli, certi miti, certe idee, per superarle, creare qualcosa con sofferenza di nuovo, oltrepassarlo. Qui siamo solamente all'appiattimento, alla distruzione di tutto quello che può richiamare, rimandare a una tradizione considerata ormai scomoda o appunto paradossalmente immorale, perché nega il diritto al capriccio di ognuno. Ma
c'è anche ragazzi, chi io ha... mi devo, scusate, perdonatemi, non prendetemi, però stasera faccio un po' fatica a introdurmi perché la discussione è appassionata e la serata è un po' pazzerella, però abbiamo dall'altra parte sta spada di Damocle di sto coso che ogni tanto ci cazia. Se permettete, io farei uno stacchettino, manderei un brano di Ordalia, poi anche se il tempo non scade, ma io sono più serena se abbiamo 40 minuti davanti, chiudo questa tranche e ne apriamo un'ultima. Che dite? Che però lasciamo scorrere fino al finale. Va bene, tanto comunque il discorso è stato sviscerato. Abbastanza. Sì, ma potete continuare, solo che ogni tanto stasera sono davvero là. Mi spiace dirlo, non lo dovrei dire, già l'altra volta ho fatto una gaffe, stasera la faccio apposta, sarei la Raffaella Carrà della situazione o la Mike Bongiorna, tanto ormai sono morti tutte e due, lo posso dire tranquillamente, ma vivono nei nostri cuori. Come pace all'anima loro, assolutamente. Per carità, basta che tu non sia Pippo, basta che non sia Pippo Baudo, basta che tu non sia Pippo Baudo, poi va bene. La esatto. Pippa Bauda, no, non so. No. La Maurizia Costanza Show stasera, perché stacco per i consigli, gli sconsigli per gli acquisti, ma dopo torniamo, io manderei un brano di Ordalia leggero, dolce, che si chiama Danza. Qui non ci sono, io sono sempre come il prezzemolo, stasera ci sono poco, ci sono poco come canto e ci sono poco come parole. Spero apprezzerete stavolta che ci sono un po' meno del solito, perché sono sempre un po' troppo onnipresente. Ora 5 minuti, 3 minuti, 4 minuti di brano delizioso, stacchiamo e poi torniamo. Allora, chi intrattiene gli amici da casa 2 secondi? Perché questo ce l'ho bisogno. Peroni, vuoi concludere quello che stavi dicendo, che ti ho brutalmente interrotto? Non mi ricordo. Ok, allora posso aggiungere io magari un pensiero velocissimo, perché su quello che hanno detto loro due poco fa, io trovo che la filosofia sia un'altra cosa che adesso è considerata un peccato mortale. Qualsiasi approccio alla realtà, qualsiasi tentativo di studiare, di capire, di interpretare la realtà che abbia un meccanismo umanistico, non solo filosofico ma umanistico, cioè è visto come eresia. Io sento continuamente parlare di tecnocrazia, a me non piace ripetere questi termini che si sentono un po' così tra TV, radio, giornali, però di fatto è questo, c'è un approccio unicamente scientifico, ovviamente di una parte di scienza molto ben selezionata, ma è comunque che non dà veramente più nessuno spazio a tutto ciò che può essere un ragionamento filosofico, perché è visto come perdita di tempo. Verissimo, e poi nessuno spiega. Cioè dico, questa è la scienza, tu devi ubbidire, perché tutto quello che riguarda... Vi state accavallando. Non spiega. Scusa, Peroni, Alessandro ti ha brutalmente parlato sopra, vai, ripeti. No, volevo solo aggiungere... Volevo... Arrangiatevi. Sì, ma si era capito. Dici Ale, dici. Volevo solo aggiungere che come gran parte delle cose, come l'arte, la musica e quant'altro, non solo la filosofia, adesso è tutto buttato nel dimenticatoio. Nel cesso, per dirla in breve. Basta tacete che deve partire il brano di Dan. Se no non riesco a mandare. Stasera siete dei bambini veramente ingestibili. Ecco, vado, scherzo ovviamente. Non lo so se scherzo. Thank you.
Questa era Danza di Ordalia, ovvero di Dan, ma arriviamo subito. Io farei lo stacchetto adesso. Eccoci qua per l'ultima tranche della serata. Arriva anche Dan. Abbiamo ascoltato un suo brano dolcissimo che io avevo anche inciso vocalmente, ma questa è una versione soltanto strumentale. E stavamo dicendo, stavamo, io non ho ancora detto nulla sull'argomento, stavano i miei cari colleghi, stavamo chiacchierando sul fatto appunto del perché l'anticristo è venuto a trovarci stasera, e sono uscite delle discussioni veramente interessanti ed affascinanti. Perché una volta tutti gli italiani erano allenatori di calcio, quindi sapevano come adesso invece sono tutti diventati scienziati, perdendo forse un po' il fatto che siamo una nazione di poeti, navigatori e santi, invece adesso siamo diventati in effetti, come si diceva, tutti scienziati e tecnocrati. E forse la scienza qualcuno la dovrebbe spiegare anche a chi non è scienziato, in modo che poi non può anche fare le sue scelte. Purtroppo è vero, abbiamo perso l'umanesimo. L'umanesimo, oggi una sorta di pseudoscienza, perché non è tutta la scienza, e forse la nuova religione, perché oggi no, tutti lo dice la scienza senza sapere magari neanche di che cosa stanno parlando, spesso e volentieri purtroppo. Comunque ragazzi, mettiamo un attimo una goccia di poesia in tutto questo, ma noi come artisti, musicisti, qui siamo tra musicisti, cantanti, compositori, interpreti, sperimentatori, musicologi, eccetera, eccetera, abbiamo pensato a delle modalità, io ci penso tutti i giorni, volevo sentire anche voi, su come continuare a portare avanti discorso artistico anche in un momento così bloccato per più e più motivi, che ora direi di non stare a rivangare, che li sappiamo, li strasappiamo, che sia il mondo dal vivo, che sia l'online, che sia la registrazione di musica, anche se l'album non va più, l'industria discografica non esiste più, già ben prima di questo periodo nefasto. Non lo so, qualcuno di voi ha qualche sua idea? Io la mia, ma la dico per ultima, se qualcuno ha voglia di lanciare dei semi sul futuro, lanciare dei semi sul futuro, costruire il futuro secondo me è una cosa fondamentale, per non guardare solo qui ed ora, che è importante guardare qui ed ora, però andiamo anche avanti. Non so, Stefano, tu hai qualche... Ma diciamo che spesso si dice, si sente dire, no, che la migliore espressione artistica esce nei momenti di maggiore difficoltà, di maggiore sofferenza, quindi io l'unica goccia di speranza che ho è proprio questa, nel senso, visto il periodo assolutamente buio e tetro che stiamo vivendo, che possa far nascere almeno a livello artistico qualcosa di interessante. Cioè io su di me questa cosa la sento, nel senso mi è venuta un'urgenza proprio di esprimere delle cose, di esprimere dei concetti, di esprimere un'artisticità, che brutto termine, che in questo momento sento proprio spingere, perché viene continuamente compressa. Io insomma sul palco ci stavo abbastanza spesso prima di tutto questo periodo, e il fatto di non poterci più stare, forse lo dicevamo anche l'altra volta, cioè piuttosto che diventare un serial killer, allora mi cerco delle altre modalità per tirar fuori, no, queste le mie varie anime che vogliono esprimersi in qualche maniera. Ed è vero quello che dici tu, che sicuramente a livello di industria musicale il periodo era già nerissimo prima di oggi, e quindi
E quindi si spera, e ognuno di noi prova, credo, nel suo, a tirar fuori quelle nicchie che si sa che non arriveranno a chissà quale grande pubblico, ma che se già trovano qualche anima che viene un attimino smossa dai messaggi che cerchiamo di dare, è già un bel risultato. Io una cosa che trovo molto bella, molto importante, che ribadisco, e ci dedicheremo una puntata, che sarà da me portata con me, è quel discorso dell'arte che cura, o arte, o arte, espressione artistica o musicale o teatrale o di altro tipo che sia, non prettamente consolatoria, perché per me una cosa molto molto importante è, in questo momento più che mai, ma lo era anche prima, adesso non è che questo momento, prima eravamo nell'Eden, cioè insomma eravamo in una situazione che ne preannunciava assolutamente tante cose. Io sinceramente sento proprio la necessità dal profondo che il discorso mio creativo sia un discorso puntato all'arte che cura, un nutrimento dal punto di vista proprio animico, profondo, interiore. Vedete, che ognuno lo chiami come gli piace di più, psicologico, ognuno lo veda come più gli fa piacere, perché io sono sempre dell'idea che se noi non partiamo dall'interno di noi stessi è inutile che cerchiamo qualcosa all'esterno che non c'è. Quindi è dall'interno poi escono le cose, no? È fondamentale. E poi dal punto di vista in questo momento anche, e non solo, di semi da lanciare in un mondo, insomma, io credo nel, sarò un'illusa, sarò una sognatrice, sarò quello che vi pare, ma io credo nel lanciare semi di bellezza per vedere anche solo spuntare qualche piantina, insomma, io questa, per me questa cosa è importante, non è una stupidaggine, insomma, io sinceramente la vedo così. E comunque con voi, con Dialoghi Sperimentali, voglio continuare a proporre cose nuove e che prendano anche nuove forme, insomma, assolutamente. Cioè non vorrei rimanere dietro sempre lo schermo di un computer, ma anche nel momento in cui siamo dietro lo schermo di un computer possiamo fare delle cose interessanti. Dan, Peroni, volete dire qualcosa voi o... No, vedo Dan un po' assente. Dan, ci senti? Oh, Dan è presente. Ah no, perché non mi senti più. Io penso che bisogna un po' essere lungimiranti. Nel senso che noi adesso siamo in ogni caso in qualche modo anche fra cose serie e cose divertenti, perché come questi appuntamenti di dialoghi sperimentali che uniscono, secondo uno stile che, come sai, io apprezzo molto, la serietà alla beffa, il famoso trickster di cui abbiamo fatto anche una puntata. Sono comunque semi che si gettano. Poi lo scopo, secondo me, deve essere quello di tirare fuori la gente di casa, perché finché gli proponiamo prodotto online è qualcosa che poi forse un po' addormentato gli animi, ed è quello che poi, vabbè, cioè, possiamo diventare degli influencer culturali attraverso dialoghi sperimentali, ma forse non è tutto lì, forse anche certo. Spingere la gente a venite a sentirci dal vivo, perché sono diversi personaggi. Il problema per ogni è uno che a questo punto deve esistere il dal vivo, ecco questo. Esatto. Per cui diciamo come dicevo, di essere lungimiranti, nel senso che prima o poi si tornerà dal vivo dopo tutte le grandi pestilenze, poi ci sono sempre delle grandi rinascite, spesso con grandi novità rivoluzionarie dal punto di vista culturale e artistico. Bisogna pensare un po' che cosa ci sarà da qui a 6 mesi, ecco, diciamo così. Quindi, volendo, c'è tempo per produrre, per creare un format, a trovare idee e pensare di portarle appunto fuori. Quindi i dialoghi sperimentali possono essere anche portati dal vivo in modo magari certo, random, però l'idea è quella. Bisogna andare fuori davanti alla gente, perché se non lo si fa si perde veramente un po' il contatto. Sì. È bellissimo tornare. Ho fatto, ti ricorderete che
il giorno dopo, mi sembra che dopo il mio primo dialogo sperimentale, ho fatto una conferenza all'aperto dal vivo, sì, che era stato bellissimo, molto divertente. Ho parlato di leopardi e il vino, appunto, bevendo anche abbondantemente. È stato bellissimo tornare a contatto con... E poi Peroni, ricordiamoci che noi dobbiamo creare tante altre cose assieme. C'era anche un'idea, quello dico, lo annuncio in presenza di Stefano, anche se gliel'avevo già accennato, l'idea di riprendere in mano in una nuova versione il tributo a Rocky Horror insieme a Peroni, e tante altre cose che vorremmo fare, con Dan anche altre cose, con la Giulia, eravamo già in attesa di una nuova produzione con Giulia, insomma... eccetera, video di cui parlavamo l'altra volta anche con Mirella, insomma, non dimentichiamoci, ecco, nonostante la vita non sia semplice, siamo tutti di corsa, impegnati anche in questo periodo, anche a cercare di preservarci il lavoro, cosa che non è proprio semplicissima di questi tempi, ma non perdiamo questo gancio, che diciamo, di nuove collaborazioni fra noi, ecco, perché sai, poi nella frenesia della vita, io, per me questo è anche il mio lavoro. In teoria è anche il mio lavoro, quindi magari ci penso notte e giorno, però dico, non scordiamoci queste belle iniziative che lanciamo su Dialoghi Sperimentali, come una che già abbiamo perso invece dall'inizio di Dialoghi Sperimentali, naufragata miseramente. Non facciamo, non per colpa di nessuno di noi presenti, non facciamone naufragare più, ecco, questo è importante. Io lancerei una tranche ancora, perché avevo altri brani che... intanto di Stefano abbiamo una meravigliosa Gloomy Sunday, bellissima, sperimentalissima, cioè sperimentale, comunque solo vocale particolare, e poi il resto che metterò su non lo so, ma io metterei su un paio di brani. Sono brani che sto pescando così. Io rimetterei in scena Stefano e Peroni, in questo caso ci sono dentro anch'io. Il brano Caro Peroni di Sarabande de Tenebre, che abbiamo meno fatto sentire in Dialoghi Sperimentali perché fu solo una sigla, quindi un ritaglio di 2 minuti, Opus Obscurum, che dici, che anche in tema ci siamo, Arcanum Silendum, ecco, è un pezzo un po' tamarro di Sarabande de Tenebre, dopo una profonda e intima Gloomy Sunday verrà fuori una molto più danzereccia, Opus Obscurum, e poi torniamo all'ultima parte, diciamo, della nostra conversazione. Qualcuno può parlare mentre io faccio questo lavoro? Io non parlo più. Opus Obscurum, un pezzo dei Sarabande Tenebre in cui si invita a ballare sul latino, così come prima si invitava a parlare a ballare sulle parole di Nietzsche, qui si invita a ballare sul latino, nel senso che quando si vuole ballare si balla sempre, quindi speriamo poi di tornare a ballare molto presto. Cosa che per adesso è vietata, a meno di non essere appunto un ballerino che va sul palco. Quindi al limite, se così dovremo fare, balleremo sul palco, se non possiamo ballare nei locali da ballo. Okay. Inventeremo un balletto, faremo un balletto. Facciamo una rappresentazione sul palco di quello che è una discoteca. Esatto, bravissimo. Geniale, geniale. La meta di due DJ e per 2 ore ci balliamo quello che non siamo riusciti a ballare per 2 anni. E poi ogni tanto qualcuno si avvicina al proscenio, potremmo anche morire, delle parole, giusto per creare l'atmosfera teatrale, così avanti a ballare. Io stavo facendo la foto e non sono riuscita a fare la foto. Va bene, allora serata pazzerella, ripeto. Buon ascolto. Ora so che c'è qualcosa di più nero del desiderio. Sadly, one Sunday I waited and waited with flowers in my arms, all the dream has created. I waited till dreams like my heart were all broken. The flowers rolled dead and the words were unspoken.
consoling. The beat of my heart was a bell that was tolling. The saddest of Sundays. Came a Sunday when you came to find me. They bore me to church and I left you behind me. My eyes could not see what I wanted to love me. The earth and the flowers are forever above me. The bell tolled for me and the wind whispered never, but you I have loved and I bless you forever. Last oh, oh, Sundays. Arcano silenzio, ojos oscuros.
Opus Obscurum Arcanum Silendo. Questa cosa un pochino inglese che poi è stata ripresa in Cory Nugio per la città, e poi una caratteristica un po' di Alessandro Peroni, o sbaglio? Sì. Peroni scritto per H-O-N-Y. Peroni. Peroni. E c'è un po' di miele nel no. Peroni. Mi fai morire, guarda, veramente, mi fai morire. Ecco, io questa sera sono stata come cantante meno sperimentale rispetto... Lo Stefano questa sera è lui lo sperimentatore, perché io di me ho messo cose meno sperimentali, pesanti del solito, che io di solito metto tutte le robe... Per controbilanciare, giustamente. Stasera, no? Yeah, ecco. Che dici, Dan, di queste... due brani che abbiamo sentito, una drammatica, e poi scusa una cosa, che meraviglia quel che c'era sotto, ma quello cos'era? L'hai fatto con la voce? O era... Sì, è voce di testa, perché riprende un po' la melodia del pianoforte di quel brano che la versione, ovviamente non è sua, ma la versione di Diamanda Galas è fatta pianoforte e voce. Io una cosa che non ho fatto stasera, non ho fatto tante cose che volevo fare, ma che mi ripropongo per una prossima volta, volevo veramente scrivere delle cose a livello poetico, istintivo, su certe meravigliose atmosfere che arrivano. Non l'ho fatto e chiedo scusa, ma sono stata un po' castrata da questo discorso del timing, che è per me che organizzo il tutto è un po' distraente. E poi non sono riuscita a organizzare una cosa dal vivo registrata che volevo fare su un brano di Dan e su un brano di Peroni, e la faccio la prossima una prossima volta, perché qui veramente non c'ho avuto tempo. Ma non il materiale... tutto si può fare, ecco, fa parte. Però la serata di stasera mi piace, perché è diversa da tutte le altre. Che dici, Dan? È un po' pazzoidina, c'è un che di... L'anticristo si fa sentire. No, secondo me è la più bella delle 16 serate che abbiamo fatto fino adesso, sia per quello che è venuto fuori, ma poi per veramente la spontaneità. Cioè io, sì. Ecco, noi lo sappiamo perché lo stiamo facendo, lo dico per chi ci vede, noi ci incontriamo qui senza programmare nulla, se non una scaletta. Che poi è stata già preparato... stasera è stata già cambiata, perché è partita con un brano che non era neanche in scaletta. Sì, no, ma poi cambia tutto in itinere, insomma, cambiamo. Mi dispiace che abbiamo dovuto troncare brutalmente dei discorsi che stavano sulla scia della fantasia, dello scherzo, ma fino a un certo punto stavano prendendo una piega che sicuramente interessante e inedita. Per come no, siamo. Mi scuso Dan, spero che non attribuisci a me la responsabilità di ciò. Il problema qui è proprio questo timing che ogni tanto ci spezza, e quindi questo è un problema non da poco. Ma non è nemmeno un problema enorme, cioè alla fine il timing, no, ma arriva, ci interrompe, perché poi le altre volte, insomma. sì, ma la cosa bella, Dan, è che le altre volte facevamo anche sul tempo, no? Chi se ne frega, 10 minuti in più, 10 minuti in meno. Adesso invece ogni tanto, no, attenzione, scade il tempo, papera. Io non mi lo scuso vedo come, per questa cosa, ma non è mea culpa. Insomma. Il tempo scade e ci aspetteranno un minuto, tempo di ricollegarci, riprendiamo il discorso, mandiamo il brano, insomma. Certo. Comunque, se vuoi riagganciarti me... su qualcosa, agganciati. No, assolutamente no, adesso non, a parte che siamo arrivati alle 2 ore... Non lo so, dici? Torno a dire che secondo me, che sono stato presente a tutte le serate, questa è una delle più belle. Io mi sono esaltato con il video di Alessandro e Stefano, perché non me l'aspettavo, e ti giuro... Bellissimo, da... bellissimo. Sì, e poi per me in particolare, che amo un certo stile anche di ripresa, i found footage, ci ho ritrovato tanto di familiare e come dicevo prima, scherzando, non lo rivedrò 1000 volte, ma gli dedicherò sicuramente più attenzione. Lo rivedrò già da domani. E... Divertentissimo. Beh, nei credits, lo dico sempre per dovizia di informazione, metterò poi il link quando me lo darà Stefano, perché posso aggiornare i credits quando voglio. La descrizione sotto del video ci sarà il link per accedere direttamente al video. Chiusa parentesi. Bisogna vedere perché...
c'è in ballo la reunion della formazione storica dei Preti dell'Apocalisse, mi hanno chiesto questo brano, quindi non so se vi concederò, dipende da quanto mi pagano, sai com'è. Dipende, dipende. E poi Preti... Ma lasciali lì, quelli lì, sono vecchi. Io ho avuto un contatto dalle angurie psichedeliche, però. Ah, sei fortunato, Ale, sei fortunato. E poi cosa no, c'erano anche cos'erano le verdure... I sitar qualcosa... vegetariani delle verdure. C'è qualcosa che ha a che fare con le verdure. Sto male, guarda. Dobbiamo organizzare una come hanno fatto Woodstock 50 anni dopo, facciamo esatto, Palermo-Dugnano. Scusa. Ho paura che i 50 anni siano già passati. Fa niente. Direi. Ma comunque, allora, secondo me non, oggi il tempo non ce l'abbiamo, perché Dan è il controllore del tempo, ma il tempo secondo me ce l'abbiamo meno presente del solito, perché col fatto che abbiamo dovuto interrompere, è vero che abbiamo iniziato 2 ore fa, ma secondo me questa volta la puntata durerà tipo 1 ora e mezza, 1 ora e 40, ci scommetto quello che volete. No, secondo me abbiamo perso solo qualche minuto, tempo di ricollegarci 3 volte, saranno 5 minuti in meno, vedrai. Vabbè, no, vedremo. Rispetto al... Vedremo. Ma poi non abbiamo obblighi nei confronti di nessuno, anzi, chi ci vede avrebbe, non dico un obbligo morale nei nostri confronti, ma un favorino potrebbe farcelo. L'abbiamo detto molte volte, se vi piace il nostro progetto, quello che stiamo facendo, e l'unico modo che avete per sostenerci è mettere un mi piace al video, aggiungere un commento sotto, vi è piaciuto qualcosa in particolare, avete domande, commentando il nostro video, che poi nel canale di Donatella trovate tutta la playlist con tutti i video e, come diceva Donatella, con tutti i rimandi, i link alle pagine di tutti gli artisti, dei vari progetti, di tutto quello che noi abbiamo inserito in questo contenitore. Commentatelo, condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, questi... È l'aiuto che potete darci per crescere, per continuare a portarlo avanti, portare avanti questo progetto con soddisfazione. Fatelo, iscrivetevi, mettete mi piace, mettete un commento, basta anche un cuore, basta anche un medio alzato, se non condividete la nostra linea o la nostra... Scegliete voi, però... Fateci sentire in qualche modo la vostra prosper, che non so fare. Presenza. Non lo so fare. Stavo dicendo anche il gesto di Spock, ma dei vulcaniani di Star Trek, ma non lo so fare. Lunga vita e prosperità, poi sarebbe, ma io non sono capace. E il problema, Dan, è che non commenta mai nessuno su YouTube, i commenti arrivano tutti su Facebook. C'è un bellissimo commento, tra l'altro, di un amico di Stefano che abbiamo visto l'altra volta. Non so chi era Stefano, non mi ricordo il nome, era nei tuoi contatti, un contatto che ha fatto un commento bello, che si è capito che aveva seguito la puntata, era attento, sì. a dei riferimenti filosofici, ha messo dei riferimenti culturali molto belli. Ha fatto dei complimenti importanti. Su YouTube è un peccato, non c'è, perché poi YouTube ragiona così, se vede che gente condivide, apprezza, commenta, pur essendo un prodotto di nicchia che non punta a fare chissà quante visualizzazioni, non abbiamo rivali da questo punto di vista, perché proprio non ci scegliamo, non entriamo in nessun tipo di agone, lo facciamo per noi, ma sicuramente se qualcuno ci dà qualche segnale, rende più forte quest'idea, questo progetto, queste serate. La prossima puntata, che fisseremo a breve, sarà già su un tema, ecco. Sarà sicuramente su un tema, ricominciamo con le serate a tema, ma lo scoprirete. Io direi chiudiamo, ma in chiusura, Dan, io ti farei un omaggio in atteso, lo faccio anche in parte a Stefano, perché faccio andare un pezzo di Sguardo di Luna, di un'ennesima Sguardo di Luna, però visto che non era in programma, ma chiudiamo così, dal vivo, a un mio saggio di miei allievi del 2013, e c'è Stefano che era al mixer fare gli effetti di noi cantanti. Non canta, però fa il tecnico del suono, si vede la sua mano. E c'è la Giulia Sirtori, c'è la Giulia,
E poi ci sono, vabbè, altre due persone che chi conosce riconoscerà sicuramente. Io chiuderei con quello, lo sfumo a un certo punto e lo chiudo, anche perché il cronometro, il tempo alla cronometro, mamma mia, straparlo stasera. Ci dice che abbiamo 9 minuti esatti prima del calcio in culo che ci darà Zoom. Zoom. Ragazzi, io, se volete fare un saluto, io preparo intanto il video di sigla finale, se volete parlare io mi tolgo. Io ringrazio, saluto e complimenti tantissimo ad Ale e a Stefano per il per la canzone, per l'altro Anticristo, è veramente un prodotto molto molto professionale e mi è piaciuto molto. Grazie, e i complimenti sono assolutamente ricambiati, e poi mi è piaciuto molto come con questo il tema è stato espresso in due maniere diametralmente opposte, e sentite una dopo l'altra, secondo me sono meravigliose insieme queste due cose. Io invece saluto mia mamma, tutti quelli che mi conoscono, tutti quelli che... e l'Anticristo, quello vero. Le ciao. Palme. Ripeti, non sei sentito. Le palme. A lui vuole salutare le palme. Le abbattiamo. Danza, cos'è. Bene, sigla finale. Sguardo di luna dal vivo, saggio 2013, con alcuni miei allievi, ci sono anch'io e c'è Stefano al mixer. A presto. Oh,
Buonanotte.